Io ammetto la mia ignoranza, tanto inutile. La Madonna con Bambino di Andrea Di Nerio, da tempo custodita all'estero, torna ad Arezzo, la città dove fu pensata e realizzata nel XIV secolo. Lo fa grazie a una mostra in programma dal 2 dicembre al 31 di gennaio, allestita nella Casa Museo Ivan Bruschi. L'intento è quello di offrire la ricostruzione della memoria storica di Andrea Di Nerio, oggi riconosciuto come il maestro di Spinello Aretino, ma anche di quello che fu il suo contesto culturale. Un percorso nel linguaggio artistico della scuola aretina del Trecento in rapporto alle vicine scuole fiorentina e senese. Sono molto fiero e contento che quest'opera è tornata qui ad Arezzo, che gli aretini la possano gustare, la possano apprezzare, perché è un'opera importante per la vostra città, è un'opera basilare, forse una delle cose più importanti che Arezzo nella pittura possa avere. Questa personalità di Andrea Di Nerio, che è estremamente importante nella nostra identità. Quindi un'opportunità per vedere un'opera straordinaria che tutto il mondo conosce, forse gli aretini no, neanche in fotografia. La mostra è il primo appuntamento del ciclo Ritorni, promossa dalla Fondazione Ivan Bruschi con la consulenza scientifica di Carlo Sisi. Solo una tappa del percorso lungo i siti museali di Arezzo, dove sono custodite la sua Annunciazione nel Museo Diocesano, gli affreschi conservati nella Pieve di Santa Maria, in Duomo e al Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna. Tanti secoli fa, grandi opere bellissime sono andate in giro per il mondo per mille motivi, però queste opere, quando ritornano proprio nelle loro radici, acquistano un sapore unico, particolarissimo, è un sapore che vogliamo far riscoprire.